Vi è un frammento di Eraclito che così recita: più che un incendio bisogna spegnere la dismisura, dove il greco di Eraclito dice dismisura con la parola hubris, che letteralmente, come tutti sanno, significa tracotanza, arroganza, che è poi la cifra dell'odierno sistema della crematistica globale, ovvero il sistema capitalistico che ha come propria unica cifra il cattivo infinito dell'illimitatezza e della dismisura. Tutto va bene purché ve ne sia sempre di più, è il teorema segreto dell'odierno regime della produzione capitalistica. Oggi occorre, seguendo l'invito prezioso dell'antico Eraclito, spegnere questa dismisura, l'incendio che sta bruciando il pianeta e la vita umana, il folle incubo della crescita smisurata ai danni dell'esistenza umana e del pianeta e dell'ecosistema finito, appunto. Ciò che anche per un bambino sarebbe noto, cioè il fatto che è incompatibile con un pianeta finito, il principio della crescita infinita, viene invece presentato come un dogma indubitabile dalla folle scienza degli economisti che continuamente in termini teologici, credo qui absurdum, presentano questo teorema come indubitabile, la crescita incondizionata e illimitata. Occorrerà allora pertanto, e sarà uno dei compiti più difficili per il futuro, unire tutte le forze anticapitalistiche che abbiano come obiettivo primario lo spegnimento dell'incendio, appunto spegnere l'incendio della dismisura dilagante. Era in qualche modo già quello che Antonio Gramsci, nelle sue tesi di Lione, metteva a tema quando scriveva «coordinare e unire tutte le forze anticapitalistiche». Questo sarà l'obiettivo per il futuro, unire le forze anticapitalistiche che abbiano come obiettivo primo la lotta contro il fanatismo dell'economia oggi imperante su tutto il giro d'orizzonte. Per fare questo occorrerà superare le tradizionali barriere ideologiche che il sistema dominante e la manipolazione organizzata continuano a mantenere vivo, in modo da rendere impossibile una lotta unificata contro il sistema dominante stesso. La dicotomia destra-sinistra, la dicotomia atei-credenti, stranieri, autoctoni e così via. Occorrerà allora unire le forze rompendo con queste dicotomie false e illusorie oggi, che potevano avere un senso solo in passato, e unire le forze contro l'unica vera contraddizione, l'unica vera dicotomia oggi esistente, che è quella fra chi accetta il sistema del fanatismo dell'economia capitalistica e chi invece è pronto a lottare contro di essa. Questa è l'unica dicotomia valida oggi, ciascuno faccia la sua scelta, ciascuno si assuma le proprie responsabilità.